Eccolo lì, quello è un altro pesce abissale salito in superficie, il pesce remo, che è detto anche il pesce dell'apocalisse. E ogni suo avvistamento scatena molta curiosità e molte speculazioni. E questa volta direi che non è andata diversamente. È stato avvistato sulla spiaggia di Baja, in California, in Messico, il 19 febbraio scorso. E come promesso, non potevamo non dedicare a lui un episodio di Animali Incredibili per riuscire a conoscerlo un po' più a fondo e rispondere anche a un po' di domande, tipo: se è un pesce abissale che vive tra i 200 e i 1000 metri di profondità, che ci faceva in superficie? E il suo avvicinarsi a riva è davvero un presagio di catastrofi naturali? Ma poi, che pesce è? Scusate, cioè così lungo, così piatto, che sembra anche riflettere la luce, che è uno specchio? Io lo so che non vedete l'ora di saperne di più, però io prima voglio ringraziare chi ci sta supportando, perché qualcuno ci sta supportando con i super thanks. E per noi questo è un gesto preziosissimo, perché ci aiuta proprio concretamente a migliorare il lavoro che c'è dietro a tutti questi video e riuscire contemporaneamente a offrirvi dei contenuti sempre più di valore. Quindi per chi ha voglia di sostenere Kodami, potete farlo, tutti, cliccando qui sotto l'icona a forma di cuoricino. E non dimenticare, se sei nuovo di qui, io ti vedo, di iscriverti al canale. Allora, appena si è diffusa la notizia dell'avvistamento, subito il web è esploso in teorie apocalittiche, un po' come era successo con il diavolo nero, ve lo ricordate? Se non lo ricordate, recuperate l'approfondimento su di lui, perché noi l'abbiamo fatto, è lì tra i nostri video. Ma chi è davvero questo pesce remo? È il pesce osseo più lungo del mondo, considerate che può pesare anche fino ai 200 kg e raggiungere i 7 metri di lunghezza, anche se alcuni in passato dicevano di aver avvistato dei pesci remo addirittura di 11 metri, ma probabilmente erano delle stime poco precise. Comunque, lui vive in tutti i mari e negli oceani e il suo nome scientifico è Ragalecus glesne. Appartiene all'ordine dei lampriformi ed è conosciuto anche come il re di aringhe. Perché questo nome? Perché probabilmente era stato avvistato vicino ai banchi di aringhe e quindi i pescatori hanno pensato che fosse tipo il loro leader. E, piccola curiosità, in passato è stato anche scambiato per un serpente marino gigante e ha ispirato una marea di leggende da brivido. Comunque, lui vive negli abissi, quindi parliamo, come vi dicevo prima, di profondità tra i 200 e i 1000 metri, quindi è rarissimo vederne uno. Per questo motivo non è che si sappia così tanto su di lui, o comunque sulla sua biologia o sul suo comportamento. È solo grazie agli spiaggiamenti che gli scienziati hanno potuto studiarlo un po' di più. Considerate che spesso gli esemplari spiaggiati vengono ritrovati senza la parte posteriore del corpo, e analizzandoli abbiamo capito che tutti gli organi vitali si trovano concentrati nella parte davanti e che spesso il pesce remo pratica l'autoamputazione, cioè fa cadere una parte del corpo, come fanno ad esempio le lucertole con la coda, per intenderci, senza però andare ad intaccare nessun organo. E questa capacità si chiama autotomia. E il motivo per cui il pesce remo la mette in atto resta un mistero. Però una cosa è certa: rispetto alla lucertola, qua è improbabile che si tratti di una risposta alla predazione, perché, da quel che sappiamo sempre, non esistono dei suoi predatori naturali documentati. Quindi l'ipotesi più probabile è che lo faccia più per una questione di risparmio energetico, conservando quindi solo la parte di corpo che gli serve davvero. E nonostante sia così grande, ha una bocca piccola piccola e senza denti, e quindi si nutre solo di plancton, crostacei, molluschi, pesci, e non rappresenta assolutamente un pericolo per animali più grandi, compresi gli esseri umani. Noi lo chiamiamo pesce remo. Perché? Perché queste pinne che voi vedete sono le pinne pelviche e assomigliano un po' a dei remi. Poi il corpo, vabbè, è lunghissimo, super piatto, con delle pinne dorsali assolutamente pronunciate. Cioè, questa sembra una cresta in stile punk che poi continua in una pinna che corre lungo tutto il corpo e va dal rosa al rosso vivo. Ha un ruolo fondamentale per il nuoto. Infatti, il suo stile di nuoto è definito amiforme, cioè prevede che il corpo resti sempre dritto e che a muoversi sia soltanto questa pinna dorsale, e questo lo aiuta a muoversi serpeggiando piano piano nelle acque profonde, dove la necessità di spostarsi con il minimo spreco di energie è fondamentale. A volte è stato visto anche, in poche occasioni rare, nuotare in verticale, sempre grazie a questa pinna. Ma la cosa più figa è la sua pelle, perché lui non è come tutti gli altri pesci, lui non ha le squame, ha una pelle liscia e argentata, sembra tipo un nastro da ginnastica ritmica, avete presente? E il colore argento
ha un ruolo, cioè fa riflettere la luce che ha intorno e lui diventa quasi brillante. Che vantaggio sarebbe questo? Perché gli permette di confondersi con i riflessi dell'acqua e quindi di mimetizzarsi. Infatti non si vede, già nuota così, figuratevi. Quindi, ora, torniamo all'avvistamento in Messico. Se il pesce remo vive fino a 1000 metri di profondità, cosa ci faceva in superficie? Ah, tra l'altro tutte le immagini che state vedendo riguardano dei vecchi avvistamenti, perché quelli, diciamo, fatti negli ultimi giorni sono tutti coperti da diritti. Allora, come spiegano gli esperti, occasionalmente, quindi raramente, alcuni esemplari possono risalire dagli abissi marini, magari perché vengono trascinati dalle tempeste, perché sono feriti, perché stanno morendo. E in più i pesci remo non hanno la vescica natatoria, che è super utile per controllare la galleggiabilità. Immaginatevela come un palloncino pieno d'aria. E questo potrebbe renderli molto sensibili alle correnti marine, le quali magari potrebbero spingere gli esemplari più deboli o più anziani verso acque più basse, quindi poi verso la spiaggia dove vengono ritrovati morti o quasi. E in tutta questa roba qui, che cosa c'entra il presagio? Queste calamità naturali, i terremoti, un bel niente. Perché questa è solo una credenza nata vista la rarità degli avvistamenti. Allora, tutto parte da una leggenda giapponese secondo cui il pesce remo verrebbe inviato dal dio del mare per avvertire di imminenti disastri naturali. Pensate che l'hanno presa talmente sul serio che alcuni studiosi hanno persino provato ad indagare scientificamente questa cosa, analizzando 336 avvistamenti di pesci abissali e 221 terremoti avvenuti in Giappone, ma hanno trovato solamente una correlazione, anche un po' debole, perché è un singolo caso e quindi praticamente per la scienza è una semplice coincidenza, quindi non avete nulla da temere. Ma chiarito questo, c'è da dire che i pesci remo comunque potrebbero avere qualcosa da dirci, da comunicarci. Allora, vivendo negli abissi, la loro risalita potrebbe fornirci delle informazioni su che cosa? Sull'impatto del cambiamento climatico dei nostri mari, in punti in cui noi non possiamo neanche arrivare a misurare questi cambiamenti. Possono quindi rappresentare ciò che noi chiamiamo indicatori biologici del benessere dell'ecosistema marino. Quindi con questo io finisco, sono arrivata alla fine di questo video, ma era principalmente per dirvi che dietro a delle superstizioni si nasconde spesso una spiegazione un po' più razionale, soprattutto utile. Il pesce remo non è un messaggero di sventure, però è un abitante degli abissi che può effettivamente aiutarci a capire meglio il nostro pianeta e i cambiamenti che lo stanno attraversando. Quindi spero che questo video vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza, e se così non fosse, avete un sacco di dubbi, potete sempre scriverli nei commenti, ditemi tutto quello che pensate e quale altro animale incredibile vorreste scoprire nella prossima puntata.